The Family, anticipazioni puntate dal 7 al 11 ottobre 2024. Attentato ad Aslan durante il matrimonio di Elif. The Family prosegue. Nel corso della settimana dal 7 al 11 ottobre 2024, al centro dell'attenzione torna Aslan con un nuovo terribile attentato ai suoi danni. L'uomo rischierà la vita durante il momento felice del matrimonio di Ekrem ed Elif, scatenando la preoccupazione di Devin. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The Family, dove eravamo rimasti? Durante la cena con i Saikan, Ibrahim ha un malore e viene ricoverato in gravi condizioni di salute. Si scopre che è stato tutto organizzato da Aslan, il quale ha sostituito l'insulina che normalmente Ibrahim doveva assumere, con un farmaco per togliergli la vita. Ibo però ha avuto un infarto ma è sopravvissuto. Kaya e Zeno vivono questa cosa molto male, perciò Devin e Aslan li portano a casa loro nel tentativo di farli riprendere. Nedret scopre che Bedri si sta avvicinando a suo padre Ilyas e vuole fare in modo che questo non succeda. Kaya si ammala, così Devin e Aslan devono occuparsi di lui come due veri genitori, cosa che li unisce ancora di più. Intanto Nedret ha dei sospetti sul rapporto che lega Ulya al padre di Devin, ed ha intenzione di mettere la donna al corrente di tutti i suoi dubbi. Lunedì 7 ottobre 2024, Nedret inizia a sospettare che la presunta impossibilità di Devin di rimanere nuovamente incinta, sia da imputare alla strana collaborazione tra Ulya ed Ergun. D'altro canto Ulya aveva avuto una pessima reazione quando in precedenza Devin aveva comunicato di essere rimasta incinta. Nedret vuole vederci chiaro e successivamente mettere al corrente Devin su tutti i suoi sospetti. Nel frattempo Devin e Aslan partecipano insieme ad un evento fondamentale per il futuro della Soymarine, durante il quale devono mostrarsi in pubblico come una coppia unita e solida. L'evento però li riunisce davvero e i due decidono di dichiararsi tregua, almeno per una notte. Aslan ricorda a Devin che non devono necessariamente combattere l'uno contro l'altra, ma possono farlo fianco a fianco per le stesse cause. Aslan ricorda di essere presente per Devin e tra i due si riaccende la passione in una camera d'albergo. Nel frattempo Ekrem sta ultimando i preparativi per il suo matrimonio con Elif e stavolta, a differenza di quanto accaduto con Yagmur, sembrano non esserci né dubbi né impedimenti di alcun genere. Martedì 8 ottobre 2024, Devin e Aslan si risvegliano nella camera d'albergo dopo aver trascorso una notte di passione. Entrambi però non hanno alcun ricordo ciò che è successo tra loro. La cosa insospettisce Aslan, ma poi i due decidono di non preoccuparsi eccessivamente per l'accaduto, in quanto avevano bevuto e perciò probabilmente il vuoto di memoria è dovuto a questo. Ilyas intanto si muove per coinvolgere Serap nel loro piano ed anche darle una mano con i suoi problemi. Chian collabora con lui e alla fine i due coinvolgono anche Bedri nel loro progetto, nonostante i ripetuti avvertimenti di Nedret che ha invitato il figlio a non fare fiducia ad Ilyas, nonostante il suo comportamento gentile. Aslan affronta Nedret e Bedri dopo aver preso delle nuove decisioni nei confronti della Soymarine. La notte trascorsa con Devin e le dichiarazioni d'amore da parte della donna, lo spingono a prendere coraggio e ad allontanarsi sempre più dall'Aslan del passato. Ilyas e Chian fanno una nuova mossa che coinvolge Serap e diventano sempre più pericolosi per Aslan, che nel frattempo deve fronteggiare un nemico ancora più forte, cioè Ibrahim. Pur non essendosi ripreso del tutto dall'avvelenamento, l'uomo ha ovviamente intenzione di vendicarsi di ciò che gli ha fatto il nipote. Mercoledì 9 ottobre 2024, Aslan capisce che è solo una questione di tempo prima che si apra una guerra contro di lui su più fronti, quello di Ilyas e Chian, e quello di Ibrahim. Per questo motivo diventa un momento cruciale quello della riunione dei Saikan, che tornano ad essere uniti e si rivedono in occasione del matrimonio di Ekrem ed Elif. Ormai è tutto pronto, anche grazie all'impegno di entrambi che hanno voluto accelerare i tempi delle nozze. Arriva quindi il giorno del matrimonio. Yagmur conferma ad Ekrem di essersi fidanzata con un certo Burak, che le ha anche fatto la proposta di matrimonio. Questo però non è vero e Yagmur lo dice solo per orgoglio, ma spinge Ekrem a proseguire con il matrimonio combinato con Elif. La tensione in sala cresce di minuto in minuto, per via di tutte le rivalità e gli scontri tra la famiglia Saikan. Stavolta però Aslan non prende parte ai litigi e non tenta di fare nulla per sedare gli animi. Al contrario si concentra soltanto su Devin, ed i due ballano insieme una canzone romantica rinnovando le dichiarazioni d'amore della notte precedente. Sembra arrivato il sereno per la coppia ma ancora una volta un evento improvviso sconvolge tutto.
Giovedì 10 ottobre 2024. Aslan lascia temporaneamente Devin per andare alla toilette. Devin però sente pochi secondi dopo un forte sparo che sembra provenire proprio dai bagni. Devin si precipita lì per capire cosa possa essere successo e trova Aslan accasciato e sanguinante. Un misterioso sicario che si allontana in tutta fretta sembra avergli sparato. Aslan cerca di rassicurare Devin e persino di rimettersi in piedi nonostante la grave ferita, ma immediatamente perde i sensi, e Devin si convince persino che il suo amato marito abbia perso la vita. Devin urla disperatamente il nome di Aslan nella speranza che uno degli invitati vada a soccorrerlo. Fortunatamente Aslan viene soccorso e portato subito in ospedale, dove le sue condizioni sono molto gravi. L'uomo lotta tra la vita e la morte, e ad essere disperata è anche Ulia, la quale ora ha davvero paura di perdere suo figlio. Devin è disperata e in un dialogo molto intenso, per la prima volta apre il suo cuore ad Ulia dicendole che dopo essersi arresa all'amore dopo mesi e dopo tante titubanze, ora ha paura davvero di perdere la persona più importante della sua vita. Venerdì 11 ottobre 2024. Per la prima volta ed inaspettatamente, Ulia e Devin uniscono le forze e si trovano dalla stessa parte. Entrambe vogliono sapere chi sia stato ad attentare alla vita della persona che amano di più e per fare questo sono anche disposte a collaborare. I sospetti ricadono sia su Ilyas sia su Ibrahim. Ulia però sospetta che anche Nedret e Bedri possano nascondersi dietro questa mossa così crudele, probabilmente per cercare di mettere le mani definitivamente sulla Soymarin. Le condizioni di Aslan rimangono stabili e l'uomo continua a lottare per la vita, mentre Devin comprende che nessuno potrebbe essersi sporcato le mani personalmente e perciò bisogna cercare un sicario. I sospetti di Ulia invece finiscono per concentrarsi su Ibrahim, che ha insistito per essere dimesso e proseguire il suo trattamento a casa. Infatti la donna trova uno strano biglietto da Ivo e i suoi dubbi finiscono per concentrarsi su quello che fu il suo fidanzato. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Aslan si riprenderà e chi ha fatto questo attentato? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.